Salve amici di Interstellar 100. Radio Astral Fly. Oggi con Exadeus Pro, abbinato alla coalizione anticensura internazionale, per il vostro programma preferito d'avanguardia Arte Cybertop 2015. Buona visione a tutti e buon ascolto. Oggi presentato da Cosmo Gandhi nella nuova serie dedicata alle scienze comuni e collettive dell'archeologia industriale, aggiornate nel tempo presente con le nuovissime cognizioni attuali. Salve, carissimi visitatori e banchettari. Il bello del cyberpunk non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini dell'impossibile ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria, senza pietà, in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali. Buon ascolto a tutti, carissimi amici. Che cosa è la Matrix? Controllo, il controllo del tutto. E se non lo abbiamo noi il controllo, punto 6 della legge della comunicazione universale, multiversale. Exadeus Pro, di Radio Astral Fly, benvenuti per l'archeologia industriale 2015, con Cosmo Gandhi. Comunicazione. Chi è che ci controlla? Punto interrogativo. Saranno le cause, gli effetti che abbiamo creato noi stessi a controllarci uguale Matrix. Cosa che possiamo non solo creare, ma soprattutto anche discreare karmicamente. La legge dell'affinità, conosciuta come la legge del karma, la legge dell'amore e soprattutto la legge della comunicazione, che è anche la legge della luce magica. La legge di affinità. È noto che ci è un intimo legame, una corrispondenza perfetta, fra il cosmo e l'essere umano. La teoria del macrocosmo / microcosmo è in grado di spiegare quanto si è interdipendenti con il creato che ci circonda. Le vibrazioni tendono a trovarne di simili per poter diventare un tutt'uno con esse. Ogni creatura è composta di vibrazioni che hanno specifiche lunghezze di onda e ci è una continua ricerca del simile, entrando in rapporto con altri esseri e forze dell'universo. Le nostre vibrazioni possono entrare in risonanza con esse o invece può capitare di non riconoscerle perché non corrispondenti. I nostri pensieri, i sentimenti e azioni influiscono in modo decisivo sulla qualità delle nostre vibrazioni. Grazie a cosa pensiamo, sentiamo e facciamo, entriamo in affinità con i mondi delle creature visibili e non visibili, attraendo ciò che risuona con noi. Non tutti sono coscienti di questo e purtroppo molte persone con il loro cattivo comportamento attirano eventi negativi. Allora si sente parlare di sfortuna, questo modo di pensare è molto superficiale e toglie alle persone la responsabilità di ciò che fanno, certo è molto più comodo così che mettersi in discussione. Per capire ancora meglio il concetto della legge di affinità, può essere di aiuto l'esempio dei diapason che secondo la loro lunghezza emettono suoni diversi. Se però facciamo vibrare un diapason vicino ad uno della medesima lunghezza, il secondo inizierà a vibrare senza essere toccato. Molti conoscono questo fenomeno, ma pochi riescono a capire che tutto intorno a noi funziona allo stesso modo. Consci di questo, dobbiamo sforzarci ed avere solo pensieri pieni di altruismo, di benevolenza e di disinteresse, con sentimenti positivi e luminosi si attirano elementi ed entità affini e con loro arriverà sostegno e aiuto.
Conoscendo la legge di affinità diventiamo ricchi di poteri per poter costruire un futuro migliore per noi e per gli altri. Il amore sarà la nostra vibrazione che ci condurrà a stati interiori elevati, risuonando così da incontrare solo esseri belli e pieni di luce. Un rimedio agli stati di disorientamento e tristezza è proprio la ricerca di questi esseri elevati, presenti ovunque anche accanto a noi, che aspettano solo un nostro là, una nostra vibrazione di amore per entrare in contatto con noi e venirci in aiuto. Om Ivanov prosegue insegnandoci che è nelle nostre mani la chiave e il potere di risvegliare e attirare gli esseri, le energie e la natura degli elementi. Con i nostri pensieri prima e le nostre azioni poi, smuoviamo forze che neanche immaginiamo. Anche il più piccolo pensiero o gesto ha la sua conseguenza. Sta a noi decidere se ricevere indietro una risposta positiva o negativa. La legge di affinità è una delle leggi magiche più importanti e dobbiamo farla diventare una regola della nostra vita. Appena ci affiora un pensiero nella mente o un sentimento nel cuore, chiediamoci che affinità avrà, con che elementi o con che mondi dello spazio vibrerà. Questa domanda è un grande aiuto nell'esercizio del libero arbitrio, entrando in relazione con esso, pensiero o azione, attirerò qualcosa di buono o di cattivo. Punto. Prendendo esempio anche dall'evoluzione animale, l'adattamento all'ambiente circostante ha un'influenza fondamentale sulla morfologia, e la stessa cosa succede a noi, diventeremo questo o quello secondo gli elementi che avremo attirato e che formeranno il nostro corpo fisico, astrale, mentale eccetera eccetera. La legge di affinità è importantissima e permette di metterci subito al lavoro per attirare solo particelle di natura luminosa e gli effetti positivi non tarderanno ad arrivare. Tutto dipende dalla devozione del singolo individuo, se conferma la Matrix. Lei avrà il controllo sull'autodeterminazione dell'individuo. Ma se proteggi la tua autodeterminazione, sarai il famoso anello mancante nella catena dell'evoluzione. È semplice essere autodeterminata, autocosciente e autoresponsabile uguale essere il famoso granello di sabbia nel meccanismo. Esistono due metodi per discreare dei sistemi. O fai un cortocircuito, o gli metti il virus uguale ingranare. Il grano di cristallo. Buon ascolto a tutti, carissimi amici. Che cosa è la Matrix? Controllo, il controllo del tutto. E se non lo abbiamo noi il controllo, punto 6 della legge della comunicazione multiversale, chi sei no? Exadeus Pro, di Radio Astral Fly, benvenuti per l'archeologia industriale 2015, con Cosmo Gandhi. Grazie dell'ascolto e alla prossima puntata. Ciao ciao.
stella d'Oriente, regala me la via, quella infinita che induce al sogno. Fai di me la tua regina e abbracciami con giochi di luce. Soffia l'aria fantastica che perdere mi fa nelle mete sospese, ove non esiste parola, ove niente turba il pensiero. Non chiedere tempo, né domani. Parla con me. Sfiorami piano e abbraccia il mio desiderio. Quando la notte scenderà, io aspetterò la tua magia, quella dell'invisibile destino che intreccia la sua tela. Sopita, cullami nel mio sogno, chiudi a chiave la porta, e quando la realtà busserà, non ascoltare le sue parole. Tienimi stretta a te, prigioniera beata del mio sogno. Danzare mi vedrai come morbida farfalla, aleggiare e volteggiare negli spazi infiniti, ove niente e nessuno mi potrà spezzare le ali. E se mai mi sveglierò, sospingimi piano sulle acque del mare, ove troverò la mia dimensione originale, quella della mia anima.